Per questa occasione ho deciso di unire due lavori diversi in un'unica installazione. Ho unito questa installazione, questa carta da parati che si chiama Plastic Eden, che ha come tema un tema più vicino alla natura, anche se è una natura un po' di plastica, un po' artificiale. Insieme ad una lampada che invece rappresenta delle immagini, utilizza delle immagini legate più che altro allo spazio, alla guerra dello spazio. Parte da un'immagine in particolare, che è un'immagine, un grafico che illustra lo scudo spaziale che Bush sta cercando a tutti i costi di costruire. È che ci sta riportando un po' nella dimensione della guerra fredda, a mio parere. E appunto in questa occasione ho provato a mettere insieme due oggetti che nascono come oggetti diversi, che però in qualche modo mi interessava provare a vedere quale fosse il risultato di questa unione improbabile quasi. Allora, la carta da parati nasce da delle illustrazioni, delle tavole dipinte da John Audubon, che era un cacciatore e artista americano dell'Ottocento, che ha dipinto tutti gli uccelli e fatto dei ritratti di tutti gli uccelli del Nord America. Ed è considerato il padre dell'ornitologia moderna negli Stati Uniti. L'operazione che mi è interessato fare è prendere soltanto le parti delle piante, dei rami, dei fiori che lui utilizzava come contorno per queste illustrazioni di questi uccelli e comporle insieme a creare questi rampicanti improbabili. Ho poi sostituito, prelevato delle immagini da dei cataloghi di articoli per la caccia. E ho inserito queste immagini di questi uccelli che sono poi dei richiami appunto per la caccia, per cui apparentemente reali, ad uno sguardo più attento spuntano le ali meccaniche, il gambo per piantarle per terra, la molletta da bucato che serve ad attaccarli sul ramo. E mi interessava questo contrasto tra queste piante molto belle dipinte, questa idea insomma, di questo amore per la natura e questo contrasto invece di queste immagini evidentemente artificiali, plasticose, e che poi comunque vengono utilizzate addirittura per andare contro la natura, se si vuole, insomma, andare a caccia, insomma, è un ribaltamento dell'ornitologia. La ripetizione dell'immagine nel mio lavoro è fondamentale, è un aspetto che ho sempre evidenziato, sempre utilizzato, perché in fin dei conti la gran parte del mio lavoro è un commento sul bombardamento di immagini a cui siamo assoggettati nel quotidiano. Tante delle immagini che utilizzo provengono da riviste, da giornali, da quotidiani. E mi interessava proprio commentare il nostro modo di ricevere, di analizzare queste immagini nel nostro quotidiano. Spesso la nostra incapacità di assorbirle con un reale spirito critico, insomma, con una nostra. Cioè, molto spesso abbiamo costruito una sorta di difesa nei confronti di queste immagini, non siamo più in grado di guardarle realmente. Che è un po' quello che poi mi ha portato a usare la carta da parati spesso come medium, perché la carta da parati è un pattern decorativo che spesso
ci sta intorno, ma come quasi tutte le decorazioni non riesce a penetrare nella nostra attenzione, non siamo in grado di registrarlo realmente per quello che è nei contenuti e nelle immagini. Da qualche anno ho cominciato ad accompagnare le carte da parati e a presentarle insieme a degli oggetti che sono o trovati o costruiti da me. In questo caso le lampade hanno comunque, cioè, sulle lampade stampato un pattern per cui comunque c'è un collegamento particolarmente forte tra la carta e l'oggetto. Però l'oggetto in sé mi interessava intanto per appunto uscire dalla bidimensionalità e rientrare nello spazio, cioè, l'idea di fare una stanza, cioè, mi interessava comunque fare ricreare un ambiente e non ti capita mai di trovare una stanza, una carta da parati vuota, cioè l'idea era comunque di renderla vivibile. E in ogni caso io comunque vengo il mio background è quello di uno scultore, ho fatto scultura in accademia e avevo per varie ragioni abbandonato la scultura, però ci sto ritornando a piccoli passi. Le immagini vengono acquisite, scansionate e poi c'è tutto un lavoro di rielaborazione tramite Photoshop, di accorpamento delle diverse immagini, di riduzione di scala, cioè è un collage vero e proprio poi alla fine, soltanto fatto in forma digitale attraverso Photoshop. È la stampa, la carta è anch'essa stampata digitalmente. Occasionalmente faccio anche delle serigrafie, però più delle volte si tratta di stampe digitali. Fondamentalmente cioè, appunto, vivo a New York, ma la differenza fondamentale tra il mondo italiano, cioè la differenza fondamentale è tra il mondo italiano e il resto del mondo in generale. Io credo che ci sia una grossa differenza. Il sistema dell'arte in New York, io vivo a New York per ragioni alla fine forse più personali che professionali. C'ho la doppia cittadinanza da quando sono nato perché mia madre è americana. Sono finito a New York, mi sono innamorato della città, mi sono sposato con un'americana di New York, ho fatto famiglia, ho due bambini lì. Alla fine mi trovo lì forse più per quello che non per il sistema delle gallerie. In generale New York ha un ottimo sistema di gallerie. Non so fino a che punto sia necessario vivere a New York per poter usufruire di questo sistema delle gallerie. A volte ho l'impressione che se ne stai fuori hai una possibilità maggiore di fare dei spostamenti brevi a New York e di insomma, lavorare intensamente per una settimana, due, un mese, due mesi. Trovarti la galleria e poi scappare. Ci sono moltissimi artisti, cioè, per esempio Berlino in questo momento è una città che invece sta attirando tantissimo, pur non avendo un sistema di gallerie grossissimo, però è una città che invece ha una grossa, un fermento. Sono diverse le ragioni, sono tantissimi artisti che vanno a vivere a Berlino perché costa poco. E questo consente agli artisti di avere dei momenti anche dei tempi diversi, e quindi dei tempi creativi, cioè dei tempi che sono più idonei alla creatività, se si vuole. E infatti tantissimi artisti da New York si stanno spostando a Berlino. C'hanno la galleria a New York, ma vanno a vivere a Berlino.
perché a Berlino puoi vivere con molto meno e dunque riesci a passare più tempo in studio e hai più colleghi con cui confrontarti. Insomma, a New York spesso il confronto tra artisti è più io trovo che sia un confronto legato più che altro alla situazione del mercato. Con chi stai facendo la mostra, cosa c'è in programma, chi hai conosciuto. Non c'è una grande. È raro parlare del lavoro, di trovarsi in studio, cioè, è molto più difficile trovare quel momento di intenso scambio e di discussione sul lavoro.